Ciao ragazzi, oggi video molto figo, organizziamo una vacanza a tema The Witcher. Ovviamente ragazzi parlo della serie perché del videogioco me ne frega relativamente poco, ma andiamo. Le tappe fondamentali del nostro viaggio sono l'Ungheria, l'Austria e la Polonia, se siete amanti della montagna, ma se siete amanti del mare abbiamo le Isole Canarie. Poi vabbè ragazzi, se siete ricchi e vi potete fare un viaggio tutto unico, bella per voi. Io sono povero e io faccio gli itinerari alle persone ricche, giusto così. Ma vabbè ragazzi, per adesso iniziamo con l'Ungheria. Questo bellissimo stato che non è centrale nell'inquadratura, adesso già è più centrale, di cui non me ne frega niente e in cui non sono mai stato, e spero che qualcuno mi ci mandi gratis grazie a questi video, ci sta la fortezza di Mostar a Komaron. Questa fortezza, sempre un po' sbilenca, ancora un po', fu costruita tra il 1850 e il 1871 come parte di un sistema di fortificazione. Poi, nell'attuale, è un museo. Ma, cosa molto importante, soprattutto per noi, è stata utilizzata per rappresentare l'esterno della città di Sintria. Ovviamente, ragazzi, non vi indico il punto preciso in cui si trova nella cartina perché non tanto perché non avevo voglia o perché non lo so, ma perché vi toglierei il gusto di andarvelo a cercare. Cioè, averci tutto pronto non è la stessa cosa di farlo da solo, diciamo così. Un altro posto molto carino da vedere e che stranamente, mamma mia, è proprio dietro la fortezza. Raga, volevo consumare meno carta, è stato casuale. La vita è ingiusta a volte. Abbiamo il castello di Tata. Diciamo che venne costruito a metà del XIV secolo, sulla punta settentrionale del lago Oreg, tanto per darvi due nozioni, ma tanto so già che non fregherà niente a nessuno. Ma forse vi interessa sapere che nell'episodio 5, Desideri incontenibili, è diventato la casa di Yennefer a Rinde. Raga, lo so che non ve lo ricordate, ma è quel palazzo dove all'interno c'era tutta quell'orgia, vabbè, che eravate interessati all'orgia, però c'era anche il palazzo. Ovviamente, ragazzi, non vi metterò pezzi di quella scena per farvi capire di cosa sto parlando, perché mi butterebbero giù la vita stessa se provo a fare una cosa del genere. Spostandoci dal castello di Tata a Budapest, che dovrebbe stare qua, si può visitare la cappella di Jacques. Si tratta di una struttura, almeno così non mi demonetizzano il video, in stile romanico, situata nel Varosiljet, all'interno del Vajdan Yed, ed è stata costruita su imitazione della Basilica di Jacques, che si trova in un paesino al confine austriaco. Partiamo dal fatto che preferirei strozzarmi che ripetere di nuovo questi nomi, perché veramente trovate nomi più semplici. Ma passiamo alle cose importanti. Nell'episodio L'inizio della fine, questa cappella viene utilizzata come set per il giardino del mago Stregobor. E devo ammettere che era veramente carino, di buon gusto, hanno scelto bene. Ovviamente, ragazzi, questa non è l'unica scena girata a Budapest, in quanto la sala da ballo dove Yennefer mostra tutto il suo nuovo look e anche la scena del Consiglio dei Maghi del Nord è stata girata all'interno del museo Ghiselli e di una chiesa barocca. Ma andiamo avanti. E per concludere il nostro viaggio in Ungheria abbiamo il museo villaggio Szentendre Skansen. Vabbè, ragazzi, questo. Per chiunque non riconoscesse questo posto, dove vediamo che viene mostrata l'architettura e la vita popolare dei Carpazi, nella serie TV, nel secondo episodio Quattro Marchi, è stata utilizzata questa ambientazione per rappresentare il villaggio natale di Yennefer. Cioè, ragazzi, non vedete quanto vi sto invogliando ad andare in Ungheria? Ma adesso passiamo oltre. Ovviamente per tutti quelli che hanno i soldi, per i poveri no. Ragazzi, spostiamoci adesso dall'Ungheria alla Polonia. Visto che a molti piacciono le bionde, ma non stiamo parlando di donne oggi, stiamo parlando di castelli. E il castello che stiamo per analizzare è il castello di Ogrodzienik, costruito durante il regno di Casimiro. Ed è stata la residenza della famiglia cavalleresca di Blodkowie Sulimkowie. Non chiedetemi di ripeterlo di nuovo. Ma la cosa importante, anche se credo l'abbiate riconosciuto come posto perché lo riconoscerebbe anche un cieco, qua è stata girata la scena della battaglia di Southern Hill nell'ottavo episodio, molto di più. E niente, con la Polonia abbiamo finito qua, non ci hanno girato più di tanto. Ma adesso spostiamoci in Austria, che è l'ultimo posto freddo, poi andiamo verso il mare. E anche qua, ragazzi, ritroviamo l'ennesimo castello, il castello di Keuzestein, divenuto il set per il castello di Vizima a Temeria nel terzo episodio Luna Traditrice. E niente, raga, questo è quello che ci hanno passato. Vedo se trovo altre informazioni, se vi interessa. Raga, c'ho avuto un botto di cose sto castello, cioè un
castello medievale che è stato abbattuto, ricostruito. È diventato. Che cazzo è diventato? È diventato un sacco di cose. Allora, facciamo i seri. Si tratta di un castello che si trova nella Bassa Austria. Fu poi demolito durante la guerra dei 30 anni. Fu ricostruito poi successivamente. Vabbè, raga, non vi voglio ammorbare. Andiamo avanti. Ok, ragazzi, adesso basta. Leviamoci questo e andiamo definitivamente al mare. Diciamo che queste zone sono state utilizzate principalmente come scenari, nel senso come ambientazioni più vaste. Niente castelli, niente di niente. E le riprese sono state fatte a La Palma e a Gran Canaria. Parlando dell'isola La Palma, abbiamo la Roque de Santo Domingo. Qui, ragazzi, si trova l'Accademia di Magia di Aretuza. Lo so, ragazzi, che non vedete niente, ma è fatto tutto con la computer grafica. Poi, per chiunque non ha paura degli insetti, c'è la foresta di Brokilon, che è stata utilizzata sia per il quarto che per il quinto episodio. Ma non credo ci sia altro da dire, è una cazzo di foresta. E per concludere, abbiamo anche la Roque de los Muchachos, che sono state lo scenario della caccia del drago nell'episodio 6, specie rana. I nostri eroi entreranno all'interno anche della Grotta del Drago, che sfrutta come set la Grotta Svelim, situata vicino la città di Tatabánya, nel nord-ovest dell'Ungheria. Ma adesso torniamo al video. Mentre per quanto riguarda l'isola di Gran Canaria abbiamo il Barco de Fataga, ed è semplicemente lo scenario dove si aggirano Geralt e Jaskier nel secondo episodio. Poi abbiamo la Roque Nublo, il luogo dello scontro tra Yennefer e l'assassino. E poi da lì ci sarà anche una fuga, che è stata ambientata nella prima parte nella spiaggia di Maspalonas ed è stata utilizzata come deserto. Poi, come ultima scena, torniamo al video. Che è stata poi ambientata in questa bellissima spiaggia ed è la Playa de Guayedra, ed è infatti l'isola dove approda Yennefer. Ok, ragazzi, il video finisce qua. Spero come sempre che vi sia piaciuto. Quindi mettete mi piace, commentate, iscrivetevi e accendete la campanellina così rimanete aggiornati con le notifiche. Se invece, ragazzi, siete fan accaniti, vi consiglio, in descrizione c'è anche il mio Instagram. Quindi seguitemi anche lì, semplicemente per rimanere aggiornati. Basta, solo per questo. Quindi, ragazzi, vabbè, per oggi è fatto. E niente, noi ci vediamo, boh, settimana prossima con un nuovo video. Ciao a tutti!